Bene ragazzi, stasera è una serata speciale, avremo una staffetta di predicazione. Siamo sempre emozionati quando ci sono le staffette perché questo palco diventa il vostro, ok? E noi amiamo fare questo perché gli youth siete voi e amiamo che possiate essere voi i protagonisti. Quindi oggi vi presenterò tre persone, voglio introdurli così, no? Come vi ricordate Inside Out, come che ci sono i personaggi. Oggi vi voglio presentare fedeltà, saggezza e rivelazione. Entrate e poi vi spiego. Entrate, entrate, fedeltà, saggezza e rivelazione. Non lo sanno che sono loro, mo. Non ci sono altre che predicano. Allora, ve li presento. Aspetta, mettetemi in ordine tu in mezzo. Allora, fedeltà, saggezza e rivelazione. Ora ve li spiego. Jasmine è entrata quatta quatta, si è fatta conoscere zitta zitta. A un certo punto dico, dai, sta ragazza, no, voleva servire, viene da noi, dice, guarda, a me piacerebbe servire, fare qualcosa in Purex, mi piace tanto questo movimento. Allora io la guardo e dico, mo sai che faccio, vediamo se è fedele. Le do il compito che tutti odiano, che in questi 10 anni di Purex nessuno ha voluto fare e chi lo iniziava non lo portava a termine. Le do il compito di rispondere ai messaggi su Facebook e su Instagram. E lei in tutto questo tempo è stata l'unica che è riuscita a portare a termine con fedeltà il compito, a volte noioso perché deve mandare i link, sono a volte cose noiose, a volte belle, ma questo compito che in realtà nessuno voleva fare e in questi anni tanti hanno lasciato a metà. Quindi per me, Jas, so che tu lo fai con naturalezza, però sei un esempio di fedeltà. E ricordatevi ragazzi che chi è fedele nel poco è fedele in tante cose. Se lei oggi è qui è perché lei forse neanche lo sapeva, perché lei non sa che quello che ha fatto in realtà è stato tanto anche per noi e anche per Dio. Ma se lei oggi è qui è perché Dio è fedele alle sue promesse, è stata fedele in qualcosa di molto piccolo e Dio l'ha voluta onorare. Quindi grazie, Jas. Poi abbiamo la saggezza, Sofia, la saggezza di Dio. Tu se vuoi sapere qualcosa e non sai, non hai la risposta, no? Dici non so, ma questa cosa, vi ricordate la saggezza di Salomone, che la gente andava da ovunque a chiedere a lui consiglio. E lì abbiamo Tommy, perché Tommy anche lui, zitto zitto, che magari non tutti lo conoscono bene, perché non è di quelle persone che si vende, giusto Tommy? Tra un po' la potete togliere la mascherina e far vedere, magari mantenete la distanza e toglietela così vedono i vostri sorrisi. E tu tienila, non è che devono vedere il tuo sorriso. E Tommy è così, è magari una persona più riservata ma molto saggio, che stiamo conoscendo sempre di più e noi apprezziamo molto la tua saggezza e la sua serietà e anche l'esserci. Quindi grazie Tommy in quello che fai. Non so se avete mai letto qualche suo articolo, tira fuori delle cose dal cappello che tu dici come gli è venuta. Quindi se avete un bambino come Salomone e non sapete di chi è, andate da lui, lui vi dirà taglialo in due. Quindi è molto saggio. E poi abbiamo la rivelazione del 2019-2020. La rivelazione, tu vedi sta ragazzina dei preteens che lì viene sempre, nei preteens, sempre stata, io me la ricordo, da sempre. Però a un certo punto esce sta ragazzina che inizia a evangelizzare l'impossibile. Evangelizza i vicini, evangelizza su TikTok pure, si è messa pure a evangelizzare su TikTok.
Ormai questa ragazza non conosce i limiti. Poi a un certo punto dice: Signore, voglio il battesimo nello Spirito Santo. In questo momento non c'è la chiesa, quindi io non è che devo andare in chiesa e riceverlo per forza lì, perché la chiesa non c'è, perché eravamo in quarantena. Ma io lo voglio questo battesimo dello Spirito Santo, e praticamente nella sua cameretta ha ricevuto anche questo. Però ecco, a parte tutto, Miri sta facendo un'esperienza molto bella con Dio, molto fresca. Lei vi dirà quanti anni ha, 13, giusto? 15, scusa. No, volevo farti dire la bambina prodigio. Fai finta che ne hai 13. Ah no, no, vuole sentirsi grande, 15. Però sto facendo una parte di scherzi, una bella esperienza con Dio, la conoscerete. Ma dai, facciamo così, non vi rubo altro spazio. Con chi partiamo? Partiamo con la fedeltà? Partiamo con la fedeltà, che dite? Ah, poi tra l'altro lei sta pure lei diventando un influencer su TikTok, non ha paura di parlare di Gesù anche lei in questo mondo di TikTok un po' ostile. Io vi lascio a loro, fate un grosso applauso a Jasmine. Ciao ragazzi, come state? Wow, allora, prima di tutto vorrei proprio ringraziare il pastore Punto, Stefi e il mio pastore Romy per avermi dato questa opportunità. Per me è davvero un onore essere qui e sono super emozionata, super felice di essere qui. Allora, oggi parleremo di come deve essere la generazione degli ultimi tempi, quindi le caratteristiche della generazione degli ultimi tempi. Cosa pensi tu quando pensi alla generazione degli ultimi tempi? Cosa ti viene in mente? Ad esempio, a me, appena i pastori mi hanno dato questo titolo, ho iniziato a pensare a radicalità, purezza, santità. Ma mentre pregavo, Dio mi ha detto questa frase, mi ha detto: io sono stanco delle persone tiepide. Io sono stanco delle persone tiepide. E penso che Dio si sia davvero stancato delle persone tiepide. Se Dio oggi vuole che io oggi vi parli di questo, del fatto di bruciare per Lui, è perché Lui desidera una generazione calda, desidera una generazione bollente. Chi mi conosce sa che io amo il caffè. Mi piace tanto bere il caffè, lo bevo più volte al giorno. E mi piace berlo bollente, non so voi, però mi piace tantissimo berlo bello caldo. Oppure in questo periodo d'estate lo bevo magari freddo con il ghiaccio. Ma quando mi capita di avere un caffè tiepido, magari perché la macchinetta non si è riscaldata, mi viene quasi da sputarlo, perché sento che sa di acqua, non sa di niente, no? E nello stesso modo, a Dio non piacciono le persone tiepide. Guardate cosa dice Apocalisse 3, versetto 15 e 16. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Wow! Quando è che vomiti qualcosa? Una persona normale vomita qualcosa o perché sta male o perché fa proprio schifo. E Dio mi diceva questo: a me non piacciono così tanto le persone tiepide da vomitarle. Allora io sono andata a cercare, no? Chi è una persona tiepida? E ho trovato che la persona tiepida è una persona che si accontenta, quindi che dice ok a qualsiasi cosa, una persona che non ha sete, quindi non gli interessano le cose nuove, e una persona che non sa prendere decisioni. Perché una persona che non sa prendere decisioni? Perché è una persona che se tu gli proponi qualcosa rimane un po' così, non so se dire sì, non so se dire no, boh. E sapete, uno studio dice che la più grande difficoltà che si trova oggi nei giovani è nel prendere decisioni.
soprattutto se queste decisioni sono permanenti. Quindi i ragazzi oggi fanno fatica a rimanere fermi in qualcosa, fanno fatica a prendere delle decisioni. Perché? Perché sono persone tiepide che non sanno rimanere fermi in qualcosa. Ad esempio, vorrei farvi un esempio pratico che avete vissuto, penso, tutti. Vi è mai capitato di chiedere a una persona: ma credi in Dio? E questa ti risponde: non lo so, credo un po' a modo mio, forse c'è un Dio. Perché? Perché queste persone non riescono, anche in questi casi, a prendere anche solo la decisione di dire: Dio, io voglio cercarti. E per questo noi viviamo in una generazione tiepida. Noi viviamo in una generazione tiepida, e non per caso questo verso è nell'Apocalisse. Non per caso questo verso dice sì fervente, perché questo è il nostro tempo di essere bollenti, questo è il nostro tempo di essere caldi. Anzi, sapete perché questo verso dice fervente, dice bollente? Perché credo che oggi essere caldi non basta più. C'è tanta gente che sembra calda, ma se noi vogliamo davvero separarci e fare la differenza, abbiamo bisogno di scottare, abbiamo bisogno di essere il massimo. Allora, dicevamo, il verso dice proprio questa parola, fervente. Ho cercato, e questa parola ha due sensi. Un senso letterale, che significa qualcosa che scotta e che brucia, o un senso figurato, che significa animato da forte passione. Wow, cosa significa? Essere bollenti vuol dire che la tua passione, ciò che ti anima, ciò che ti muove, ciò che ti permette di vivere, ciò che ti alza ogni giorno, è proprio questa passione per Dio, è proprio questo amore per Dio. Qualche settimana fa il pastore Stefi ha fatto vedere un video, eravamo ancora in quarantena, di questa lava che scendeva nel mare e non si spegneva. Allora io ho pensato, no? Ma perché questa lava non si spegne? Mi sono accorta che questa lava non si spegne perché? Perché c'era una fonte. Questa fonte da cui scendeva questa lava era il vulcano. E questo vulcano era così pieno e questa lava continuava a scendere e il mare non riusciva a spegnerla. E cosa succede quando noi abbiamo come fonte Dio, quando la nostra fonte è Dio, quando siamo pieni, noi come vulcano siamo pieni di Dio, allora il mare, le circostanze, le persone, tutto ciò che ci sta attorno non riuscirà a spegnerci, perché la nostra fonte è Dio. Amen. Wow, allora, tu mi chiederai magari: ok, io voglio essere allora questa persona, se Dio desidera una generazione fervente, allora io voglio essere bollente, ma come faccio? Ci ho pensato per tanto tempo e credo che ci sia un unico modo per essere davvero questa generazione bollente. Dobbiamo essere una generazione di preghiera. Guardate cosa dice Matteo verso 5 e 6. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Io credo che quando preghiamo, come dicevo prima, Dio accende questo fuoco dentro di noi. Quando noi stiamo alla sua presenza, Dio accende un fuoco dentro di noi. Dio riempie il nostro vulcano con la sua lava. Ma cosa succede invece quando noi non stiamo alla presenza di Dio, quando noi scegliamo di non stare alla presenza di Dio? Voglio invitarvi un attimo a fare un passo indietro. Pensate al momento in cui avete accettato Dio nella vostra vita.
cosa vi viene in mente? Magari la preghiera della salvezza, tipo Dio, io voglio che tu prendi la mia vita, io ti accetto, accetto il tuo sacrificio. E quando tu hai fatto questa preghiera, tu hai detto Dio, io ho bisogno di te. E nello stesso modo, quando tu scegli di non stare alla presenza di Dio, anche per un solo giorno, tu gli stai dicendo Dio, io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te. E forse senza accorgerti, sapete, nel verso prima che abbiamo letto dell'Apocalisse, nel capitolo prima, parla di abbandonare il primo amore. Dice, questo contro di te che ha abbandonato il tuo primo amore. E quando tu gli stai dicendo a Dio, io non ho bisogno di te, tu stai facendo un passo più lontano dal tuo primo amore e ti stai allontanando dal tuo primo amore. Wow, è forte. Quando io ho sentito questa frase sono rimasta, ops, quanti passi lontani ho fatto. Sempre in questo verso qui parla anche degli ipocriti. Quindi cosa dice? Dice che queste persone amano farsi vedere, far vedere che sono brave, che pregano bene, che sono religiose. E una cosa che invece Dio mi sta insegnando, soprattutto questa settimana, Dio mi ha proprio insegnato, quando tu vieni alla mia presenza, devi togliere la tua corona. Cosa significa togliere la tua corona? La tua corona può essere il tuo orgoglio, la tua corona può essere i tuoi soldi, la tua corona può essere, non so, il fatto che sei più bello degli altri e ti credi non so chi. E quando vai alla sua presenza devi proprio imparare a togliere la tua corona. Perché quando tu vai alla presenza di Dio, prima stavamo cantando una bellissima canzone che dice «Cosa vedono gli angeli per gridare che tu sei santo?» E io ho avuto questa visione di Dio seduto su un trono circondato di luce e ho detto wow, è questo che vedono gli angeli, è questo che vedono gli angeli per gridare che tu sei santo. E quando tu realizzi che quando vai alla presenza di Dio vai davanti davvero a un Dio santo, davvero a un Dio perfetto, allora non puoi rimanere con il tuo orgoglio. Tu non puoi stare alla presenza di un Dio così santo, così perfetto, tenendo la tua corona. Non puoi, devi togliere la tua corona per poter entrare alla sua presenza. Voglio farti un'altra domanda. Quante volte invece hai pensato, wow, questa persona è così brava, questa persona parla così bene, così santa, così tanti doni, è così radicale, e dici, wow, forse Dio la preferisce, forse Dio ha scelto questa persona. E io voglio dirci una cosa, Dio non ha preferenze, Dio ha intimità. Cosa significa? Guarda la persona un attimo che ti sta accanto. Ok. Questo significa che Dio ama la persona che ti sta accanto nello stesso identico modo in cui ama te, ma forse l'intimità che ha con te non è la stessa che ha con la persona che hai accanto. Quindi Dio non ha preferenze, Dio ha intimità. All'inizio parlavamo del fatto che quando stai alla presenza di Dio, Dio accende questo fuoco in te e Dio riempie questo vulcano. E come vi dicevo, la chiave per essere una generazione bollente, per essere una generazione che scotta, è proprio la preghiera. E io credo che quando stai alla presenza di Dio, quando conosci Dio, automaticamente cambi. Più che automaticamente, di giorno in giorno, stando alla sua presenza, tu per forza diventi santo, tu per forza diventi radicale, tu per forza diventi la persona che Dio desidera. Perché? Perché tu dici, ok, io ti sto conoscendo Dio e io voglio fare quello che
piace al tuo cuore. Io voglio fare quello che ti rende felice. Io voglio essere la persona che tu hai pensato. Per questo la preghiera è la chiave. Perché attraverso la preghiera non solo tu puoi essere una persona che brucia per Dio, ma puoi anche cambiare. Quindi la preghiera ti cambia, la preghiera ti trasforma, la preghiera ti rende ogni giorno migliore di te stesso. Non puoi uscire dalla presenza di Dio, veramente stando alla sua presenza, senza essere cambiato, senza essere trasformato. Quando tu stai alla presenza di Dio, tu cambi, il tuo carattere cambia, il tuo cuore cambia, il tuo modo di pensare cambia. E ho quasi concluso, quindi ciò che proprio volevo trasmettervi è che Dio ha bisogno di una generazione bollente, Dio ha bisogno di una generazione fervente. Essere ferventi, essere bollenti, essere infuocati significa che tu ovunque vai parli di Dio, significa che tu ovunque vai, quando vedi un ammalato, imponi le mani e vuoi pregare per questa persona, significa che tu non riesci a tenere questo amore così forte, questa passione così forte per te. E Dio vuole che noi con il nostro fuoco influenziamo chiunque ci sta attorno. Ma per essere questa generazione dobbiamo anche essere una generazione che è capace di piegare le proprie ginocchia davanti a Dio. Dobbiamo essere una generazione che è capace di dire: ok, io tolgo la mia corona, io metto da parte il mio carattere, perché io voglio stare alla tua presenza, io voglio cambiare e diventare la persona che tu desideri. Adesso vorrei un attimo che vi alzaste, così preghiamo insieme. Amen, Dio, io voglio proprio ringraziarti questa sera. Dio, grazie, grazie perché tu ci hai scelto, tu hai scelto ognuno di noi per essere parte di questa generazione. Tu hai scelto ognuno di noi per fare la differenza. Dio, io ti ringrazio papà perché tu desideri che noi viviamo al massimo, tu desideri che noi viviamo al 100%, tu desideri che noi siamo una generazione bollente. Dio, io ti ringrazio ancora una volta perché ci hai scelto. Grazie perché ci hai scelto per fare la differenza. Dio, noi oggi vogliamo prendere la scelta di dire: ok, Dio, io non voglio più dirti che non ho bisogno di te. Io non voglio più dirti che non ho bisogno di te. Io voglio ogni giorno della mia vita dirti che io ti desidero, dirti che io voglio più di te, dirti che io voglio piacerti. Dio, noi questa settimana ci impegniamo ad imparare proprio a togliere la nostra corona davanti alla tua presenza, a togliere la nostra corona, Dio. Noi vogliamo essere una generazione intima, una generazione intima. Io dichiaro nel nome di Gesù che questa settimana noi inizieremo proprio a bruciare per te, a bruciare di passione per te, a bruciare di amore per te. Dio, accendi questo fuoco dentro di noi, riempi il nostro vulcano, Spirito Santo. Noi vogliamo essere questa generazione e oggi noi scegliamo di venire alla tua presenza e di farlo ogni giorno per essere trasformati, per essere cambiati, per piacerti e per conoscerti. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie ragazzi. Adesso voglio presentare il prossimo speaker. Questa persona in realtà l'ha già presentata il pastore Stefi, però io non la conosco bene, leggo i suoi articoli. E da quello che vedo, vedo che è proprio una persona molto seria, è una persona radicale, come diceva il pastore, una persona molto molto saggia. E questa persona è Thomas! Ciao! Eccoci.
Sono felice di essere qui intanto e io oggi vi voglio parlare del cambiamento, quindi in parte si aggancia a quello che è già stato detto, però voglio parlare proprio di un cambiamento che è sempre più necessario in questi tempi in cui ci viene insegnato comunque a cercare sempre una scorciatoia per le cose, a cercare sempre di avere le cose nel modo più facile possibile, quindi usando il meno possibile per avere il massimo. E in questo modo noi impariamo a vivere in questo modo, dando il minimo sforzo. E vorrei iniziare notando che la maggior parte, o comunque buona parte, penso, delle persone qui ha avuto un prima e un dopo Cristo. E fra queste due epoche della propria vita si frappone, diciamo, un cambiamento, una trasformazione. Eppure, nonostante Dio abbia già messo la sua mano su di noi, quindi ci abbia già trasformati in qualche modo, noi continuiamo ad essere imperfetti, continuiamo ad avere cose che non vanno bene, okay? Nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, nelle nostre relazioni. E in Giacomo 1, che dovrebbe apparire, penso, sì, dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Quindi questi versi ci stanno dicendo, ci stanno parlando di cambiamento, di trasformazione, attraverso la prova, quindi attraverso una difficoltà, attraverso una cosa che è difficile da fare. Quindi Dio sì, ci ha trasformati, ma ha lasciato un mare di imperfezione nella nostra vita. E io penso che nella vita con Dio esistano due tipi principali di trasformazione, di cambiamento. Uno è quello che penso che avvenga spesso quando si conosce Dio, quando lo si incontra per la prima volta e lo si fa entrare nella propria vita. Ed è un cambiamento in cui non ci è richiesto niente. Cioè, ci ritroviamo ad avere qualcosa di diverso, che può essere nella nostra interiorità o nelle circostanze. Quindi Dio cambia qualcosa senza che noi facciamo niente. E io penso che questo tipo di cambiamento, in questo tipo di cambiamento venga trasformato qualcosa di cui noi non saremmo in grado di occuparci. Cioè noi non saremmo in grado di gestire quella cosa, quel problema che Dio toglie. Invece poi c'è un secondo tipo di cambiamento che riguarda appunto tutte quelle imperfezioni che sono rimaste, in cui è richiesto qualcosa da parte nostra. Perché? Uno dice, ma Dio, se mi hai trasformato, non potevi già che c'eri fare tutto tu? Invece è rimasto un sacco di roba. E in questa prospettiva io penso che ogni problema che è rimasto, ogni difficoltà, ogni cosina che non va, sia un problema, ma sia un'opportunità che Dio ci sta dando. E penso che il disegno che Dio ha per noi sia un po' come una montagna, io la vedo un po' così. E di questa montagna noi, quando pensiamo appunto al suo disegno per noi, pensiamo alla cima, vediamo la cima della montagna, ok? Qual è il disegno di Dio per te? È arrivare a quel punto, arrivare lì alla cima, diventare quella cosa lì, ok? E spesso ci dimentichiamo di tutto il resto della montagna, tutto quello che c'è sotto alla cima, ok? Perché? Perché siamo abituati a vivere in un mondo dove tutto ci è facilitato in un certo senso, ok? Abbiamo tutte le comodità possibili per le cose e abbiamo imparato appunto a raggirare le difficoltà per arrivare direttamente all'obiettivo. Però penso anche che se Dio ti ha dato una montagna, vuole che tu la salga tutta,
Se avesse voluto che tu fossi portato direttamente in cima, avrebbe portato te sulla cima, ti avrebbe messo là. Invece no, ti ha messo davanti a una montagna. E perché? Perché tutto questo percorso da fare, tutto quello che c'è sotto la cima, che è la parte faticosa, difficile, che magari uno vorrebbe evitarsi, tutta quella strada serve perché tu sviluppi le capacità, le abilità o le caratteristiche che ti serviranno una volta che sarai sulla cima. Guardate. Quando si beve c'è sempre l'applauso. E quindi abbiamo sta montagna e ci siamo noi che dobbiamo scalarla, ok? Dio ti sta mettendo davanti tutta la montagna per darti un'opportunità di crescita. Infatti, in quel tipo di trasformazione in cui sei tu a doverti occupare delle cose, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è farti crescere, l'obiettivo è insegnarti qualcosa. Noi a volte magari preghiamo, chiediamo a Dio di darci qualcosa, di toglierci qualcosa, di cambiare la nostra vita, ed è quello che dobbiamo fare. Però poi succede che a volte ci mettiamo lì sul divano e aspettiamo che Dio porti questo cambiamento. Perché? Perché non riusciamo a darci quella spinta verso il cambiamento che Dio ci sta chiedendo. I versi di Giacomo sono molto incoraggianti, però riuscire a realizzarli è estremamente difficile, perché si tratta di gioire di fronte alla difficoltà. Non è umana come cosa, no? Di fronte alla difficoltà stai male. Invece bisogna gioire. E com'è possibile questo? È possibile solo attraverso la fede. Perché se tu guardi le cose con gli occhi naturali, è chiaro che vedrai il problema come solo un problema. Se tu riesci a vedere che Dio ti sta mettendo quel problema per aiutarti, perché tu impari a gestire quella cosa, allora potrai avere la fede per affrontare quel problema. E la fede si esercita proprio nella prova. Quindi, cioè, è facile quando ci si sente benedetti, ci si sente di avere tutto nella vita e si è comodi, è facile ringraziare Dio, è facile stare bene con Dio. È più difficile quando le cose vanno male, ok? Ed è lì che la fede viene esercitata, perché è lì che Dio ti vuole per spingerti oltre, per farti crescere su qualcosa. E davanti ai problemi, alle difficoltà, che possono essere di qualunque tipo, possono riguardare il tuo carattere, la tua famiglia, il tuo studio, lavoro, qualcosa che non va. La cosa più facile è adagiarsi, è stare lì tranquilli, mettersi in un angolo, aspettare che il problema passi da sé. E a volte funziona, perché i problemi a volte passano in secondo piano e noi ce ne siamo liberati. Però cosa succede? Che noi usciamo da quella situazione esattamente come eravamo quando ci siamo entrati. Non c'è stato cambiamento in noi, non c'è stata trasformazione e non c'è stata crescita. Quindi abbiamo sprecato un'opportunità che Dio ci stava dando. E non solo, quello stesso problema che tu hai evitato, prima o poi si ripresenterà nella tua vita e tu non avrai le abilità per gestirlo e ne avrai ancora più paura. Quando gli uccelli imparano a volare, cos'è che fanno? Due cose. Prima si devono lanciare dal nido, ok? Seconda cosa, devono avere fede nelle proprie ali, perché sennò non riuscirebbero a lanciarsi dal nido, giustamente. E noi dobbiamo fare lo stesso, cioè dobbiamo fare come gli uccelli, dobbiamo lanciarci nel vuoto, lanciarci nella sfida, nella difficoltà e nei problemi, e farlo con gusto proprio, perché questo ci farà crescere, e dobbiamo farlo con fede in quelle ali che non sono solo le nostre caratteristiche personali o le nostre abilità, ma è proprio il fatto che Dio è lì con noi e che ci sta dicendo: vai, fai questo salto, lanciati, io sono qui, io voglio che tu impari a padroneggiare questa cosa. E dopo questo tu potrai fare un passo in più su quella montagna,
e arrivare un po' più in su. E voglio concludere raccontandovi una storiella che riguarda Ellis, Albert Ellis, che è il fondatore della psicoterapia cognitivo-comportamentale. Psicoterapia cognitivo-comportamentale. E Ellis ha sviluppato diverse tecniche per la gestione dell'ansia, della paura, che sono usate in tutto il mondo. E lo ha fatto a partire da un'esperienza personale. Perché quando Ellis aveva 19 anni, aveva due paure enormi. Una era quella di parlare con le ragazze. E due era la paura del rifiuto. E Ellis ha capito che la cosa più razionale, la cosa anche più giusta da fare di fronte a un problema non era allontanarsi per tutta la vita, evitarlo per tutta la vita, non aveva senso. La cosa giusta da fare era tuffarsi in quel problema. E così ha fatto. Ellis si è costretto a, entro un mese di tempo, a parlare con 100 ragazze incontrate al parco. Ecco, fate i bravi però. Sì, esatto. A parlare con 100 ragazze. In realtà non solo, perché con queste ragazze doveva anche chiedere un appuntamento, ok? Per superare la paura appunto del rifiuto. E si è lanciato in questa sfida. Cos'è successo? È arrivato alla fine del mese e aveva parlato con le 100 ragazze. E sapete quanti appuntamenti aveva ottenuto? Indovinate, lanciatemi dei numeri. No, ha indovinato Pastefi. Zero. Nessuno aveva accettato di uscire con lui. Però lui era arrivato alla fine di quel mese che aveva vinto le sue più grandi angosce. Aveva vinto il suo terrore. E da quel momento ha capito come funzionava e ha sviluppato questi metodi che sono usati appunto in tutto il mondo. E noi ancor più dobbiamo fare lo stesso, perché non solo perché è razionale, ma perché noi abbiamo Dio. Noi sappiamo che in tutte queste prove c'è Lui. Lui non ci lascia davanti cose che sono troppo grandi per noi. Se quella cosa è lì di fronte a te, è perché tu puoi affrontarla. È perché Dio ti sta chiamando ad affrontarla. Non è detto che poi sarà facilissimo, che la supererai così. Non è detto, però quello è ciò che Dio vuole da te, per farti crescere. A volte si cresce sbattendo la testa, a volte invece passando attraverso i problemi. Quindi quello che voglio invitarvi a fare è proprio riuscire a focalizzarvi su tutte quelle cose della vostra vita che sono troppo, che sono difficili, che vi causano ansia, sofferenza, di cui avete paura, che non riuscite a risolvere, che vi sembrano troppo grandi per voi. E lanciarvi contro queste cose proprio con fede, lanciarvi come fa l'uccello che si lancia dal nido. Non puoi esitare, devi lanciarti. E noi che abbiamo fede dobbiamo farlo ancora con più coraggio. E adesso vi chiedo di alzarvi un minuto. E vi chiedo proprio di pensare ciascuno adesso, ma nei prossimi giorni, nei prossimi tempi, ciascuno a tutte quelle cose che sono un blocco nella vita, che stanno impedendo di salire, che ti stanno tenendo sempre sullo stesso punto, sullo stesso livello. E Signore, io voglio chiederti questa sera di plasmare i nostri cuori, di plasmare le nostre menti, di far sì che possa proprio sorgere una generazione che davanti alla paura non si ritira, non si tira indietro, ma va avanti, ma avanza,
ma cerca la tua volontà e null'altro. Voglio chiederti proprio di mettere quel coraggio nei nostri cuori, indispensabile per fare la tua volontà. Voglio chiederti proprio di infuocarci di desiderio per le tue sfide, per quello che tu stai mettendo nella nostra vita, infuocarci proprio di del non veder l'ora di passare attraverso quelle svariate prove per riuscire veramente a uscirne perfetti e completi come tu ci desideri, Signore. E ti chiedo proprio di aprire le menti e di concederci, Signore, di vedere quegli ostacoli, vedere anche quelli che sono nascosti, Signore, nel nome di Gesù. Grazie. Ah, giustamente, c'è la presentazione, è l'emozione. Allora, io adesso faccio entrare la terza speaker, che è tutta un'issima, perché è bravissima, è bellissima, è simpaticissima ed è accesa veramente per Dio. Miriam. Ciao. Wow, che bello. Allora, prima di iniziare volevo ringraziare i past, il mio mentore e i My Life Leaders, perché comunque che stanno credendo in me in questo momento, e grazie perché non è scontato. Ok, allora, io volevo iniziare raccontandovi una cosa che mi è successa questa settimana, e partendo da questo. Praticamente io in questa settimana sono andata a correre, e chi mi conosce sa che io non corro, mai. Però ho deciso di andare a correre. E c'era anche Monica, e questo allenamento praticamente prevedeva mezz'ora di corsa senza fermarsi. In caso fossimo state così stanche avremmo dovuto camminare, ma mai fermarci. Fatto sta che io sono partita benissimo, sono partita che ero felice, ho detto sì sì, ce la posso fare, anche se non sono allenata, ce la farò. E io, vabbè, abbiamo iniziato e ho visto Monica che è andata spedita proprio. E io ho detto, boh, va bene. E io sono rimasta indietro subito e ho detto, va bene, ok, magari all'inizio, dopo magari corro ancora un po' più veloce, magari all'inizio. Fatto sta che dopo 3 minuti mi inizio a lamentare con Dio, no? Nella mia mente dico, ecco, vedi Dio, mi sento stanca, vedi Dio, mi tremano le gambe, non riesco a correre, non arriverò mai alla meta, proprio sicura. E dicevo, ecco Dio, mi sento una fallita, perché non riesco, cioè non sono nata per correre e non arriverò mai nell'obiettivo, alla meta, no? E a un certo punto sento Dio, e penso che stava anche ridendo mentre io stavo parlando, no? A un certo punto Dio mi ferma e mi dice, proprio chiarissimo, mi dice, ecco, io sto cercando una generazione così, che è pura davanti a me, che pura non significa perfetta, ma trasparente, che non ha problemi a dire, ecco, vedi Dio, è vero, io non ce la faccio, Dio, sono debole, Dio, con le mie forze non andrò da nessuna parte, però prende la forza in me, e anche se le sue gambe stanno tremando, arriva alla meta e prende la medaglia. E quindi Dio mi stava parlando e mi diceva, io sto cercando ragazzi che non si fanno dominare dalle proprie emozioni, ma le dominano. Sono loro che le dominano e riescono ad essere genitori delle proprie emozioni. Io sto cercando ragazzi puri, non che dicono, come ha detto Jasmine prima, è tutto collegato, assurdo, non che sono orgogliosi, no? Che dicono, sì Dio, no, non ho bisogno di te, ce la posso fare da sola. No Dio, andrò alla fine, cioè io correrò da sola, non mi serve il tuo aiuto. Dio sta cercando ragazzi onesti, e Dio mi faceva vedere, oggi parlerò della perseveranza, e Dio mi faceva vedere come c'è un collegamento molto forte tra l'essere perseveranti e l'essere puri.
cioè l'essere onesti, trasparenti davanti a Dio. E Dio mi diceva, io cerco ragazzi vulnerabili, io cerco ragazzi che non si rendono vulnerabili in certi giorni e in certi altri giorni no. Magari quando tutto va bene, no, ce la posso fare da solo, Dio. Invece quando tutto va male, no, Dio, ho bisogno di te. Io cerco ragazzi che sono sempre vulnerabili. E adesso volevo proprio che potesse immaginare un albero, no? Un albero, proprio immaginatevi un albero enorme, grande, l'albero più bello del mondo, cioè un albero grande, maestoso, pieno di colori, pieno di frutti. E Dio mi ha fatto venire in mente questo esempio e mi ha detto, immaginati se questo albero a un certo punto, così, a caso, si ribellasse e dicesse, ok, sole, io non ho più bisogno della tua luce, acqua, io non ho più bisogno di te, io mi basto da solo, ormai sono perfetto, ormai io sono conosciuto dagli altri alberi come l'albero perfetto, come l'albero più bello, no? Quindi no, non ho bisogno più di voi, mi basto da solo. Questo albero, vabbè, ovviamente morirà, ma sapete come morirà? Questo albero morirà in piedi. Questo albero morirà in piedi e magari tutti quanti vedranno ancora le foglie, ok? Vedranno ancora l'albero bellissimo, ok? Sempre uguale. Però dentro questo albero è morto. E Dio mi faceva vedere come sta cercando urgentemente ragazzi che non si accontentano di essere scaldati in superficie, ma che danno il permesso a Dio di entrare in profondità. E Dio mi ha fatto venire anche in mente questo esempio, no? Quindi immaginatevi un fiume trasparente, puro, no? Bellissimo, con un'acqua proprio pulita, e c'è questo sole. E Dio mi stava dicendo, io non sto cercando ragazzi che si fanno solo scaldare in superficie, quindi questa generazione molte volte, me compresa, in primis, mi faccio solo scaldare da Dio in superficie, no? E Dio sta dicendo, no, a me non mi basta la tua superficie, a me non mi basta il tuo... Magari tu lo fai solamente per essere vista dagli altri santa, essere vista dagli altri pura, no? O perfetta, come l'albero, come l'esempio precedente. Ma io sto cercando ragazzi che non hanno paura di farmi entrare in profondità. Perché la chiave per perseverare, Dio mi diceva, è l'essere onesti nel nostro rapporto con Dio. Noi dobbiamo essere puri, onesti, trasparenti. E puro non significa essere perfetto. Dio non sta cercando ragazzi perfetti, Dio sta cercando semplicemente ragazzi onesti, trasparenti. E volevo leggere con voi Luca 8,15, che dice... E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. E Dio mi ha detto, proprio ho sentito lo Spirito Santo che mi diceva, vai a vedere l'etimologia della parola onestà. E ho detto, boh, va bene, vado a vedere questa etimologia. Allora sono andata e onestà, la parola onestà, viene dal latino onore. E Dio mi ha detto, tu stai vedendo l'onestà in un modo completamente diverso da quello che è veramente. Io sto cercando disperatamente ragazzi che vedono l'onestà come un onore, non come un peso nel mio rapporto con loro. Volevo leggere con voi anche Salmi 51,10, che dice, Dio, crea in me un cuore puro, dammi uno spirito rinnovato e saldo. Che cosa vuol dire essere saldi? Essere saldi vuol dire essere radicati, essere saldi vuol dire essere irremovibili, essere saldi vuol dire essere fermi, e Dio sta cercando ragazzi fermi, saldi, che non si fanno spaventare dalle tempeste, dalle circostanze, ma che sono saldi. E volevo leggere con voi anche Isaia 6,13 che dice, se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto. Ma
Come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane il ceppo, una discendenza santa. E volevo semplicemente farvi vedere la foto del ceppo. Ok, quindi Dio che cosa sta cercando? Dio sta cercando ragazzi così, che sono radicati ancora meglio, ok, questa è solo una foto, ma Dio sta cercando ragazzi radicati nella sua parola, non in altre cose. Dio sta cercando ragazzi con motivazioni giuste, non egoistiche. E se noi consideriamo la chiamata di Dio dal punto di vista del mondo, è inevitabile che avremo gelosia nel nostro cuore, invidia. È inevitabile. Ma Dio sta chiamando ragazzi che non hanno motivazioni egoistiche, perché l'invidia è alimentata da motivazioni egoistiche, ok? Dio sta chiamando ragazzi che hanno motivazioni piene d'amore per le persone, hanno motivazioni pure. E volevo semplicemente adesso raccontarvi un esempio di storia personale, no? E, allora, chi mi conosce dall'inizio, da quando sono nata, sa che c'è stato un periodo della mia vita che ero una ragazza timida, 2 anni è durato più o meno. E vabbè, fatto sta che io ero una ragazza timida e io ero anche cristiana, dicevo, boh, Dio, ma perché io sono timida? Ma perché io sono così? Cioè, non capisco, perché tutti quanti ti ubbidiscono e io non, no. Boh, ero scioccata, però vabbè, e cosa ho fatto per superare questa cosa, no? Tu dici, ma adesso non sei timida, cos'è che è successo? E è successo che, uno, sono stata onesta con Dio, pura, trasparente. Gli ho detto, guarda Dio, è vero, cioè mi dicono che sono timida, mi sento timida, però non vorrei essere timida. Quindi, cosa faccio? Secondo, mi sono anche resa vulnerabile, ho detto, boh Dio, io vorrei obbedirti un giorno, cioè vedo tutti quanti che raccontano le testimonianze e dicono io ho obbedito a Dio, io ho fatto questo, e io invece no, perché mi sto bloccando con questo spirito di intimidazione, no? E dicevo, boh Dio, aiutami. E cioè, è stato un processo, come ha detto Tommy, il cambiamento è un processo, non è che avviene subito così, è un processo, e questo processo sta è in corso anche adesso, ok? Però è un processo e Dio sta cercando ragazzi che non si rendono vulnerabili in certi giorni, in certi altri giorni no, ma i ragazzi che sono vulnerabili. Quando Dio dice è nella tua debolezza che io dimostro la mia potenza, Dio sta dicendo, se tu non ti rendi vulnerabile davanti a me, che sono Dio, che sono santo, che sono perfetto, se tu non togli questo orgoglio che hai, io non posso lavorare in te. E io sono rimasta scioccata, perché io molte volte, davanti a Dio, molte volte, come ha detto Jasmine, portiamo una corona, no? Magari per me potrebbe essere anche l'orgoglio. Non so per te che cos'è, no? Però è importante, quando vai davanti a Dio, togliere la corona e essere te stessa e dire, ok Dio, è vero, io sono debole, io sono un'umana, sono vulnerabile, non sono perfetta, però voglio essere simile a te. Quindi aiutami, cioè sono così, aiutami. E Dio lavorerà in te, sono sicura. Quindi Dio sta cercando una generazione che persevera come? Essendo pura con Lui, nel suo rapporto con lo Spirito Santo, quindi essendo onesta. Non ricercando la perfezione, ma ricercando l'onestà nel loro rapporto con Dio. E Dio sta cercando una generazione che ha radici stabili nella sua parola. Dio sta cercando una generazione che non si vergogna davanti a Lui a dire, è vero Dio, sono debole, però aiutami, tu sei Dio, tu lavori nella debolezza, quindi aiutami. E volevo proprio invitarvi ad alzarvi adesso. E a chiudere gli occhi. E proprio non pensare alla persona che hai di fianco, non pensare alla persona che hai davanti,
Ma pensa semplicemente che tu hai davanti lo Spirito Santo e alla fine sarete solamente tu e Lui, quindi non pensare a me, non pensare a quello che ti sta di fianco. Inizia a pensare al tuo cuore, inizia a pensare com'è veramente lo stato del mio cuore. Inizia a toglierti la corona adesso davanti a Dio, inizia ad andare davanti a Dio così e dire: Dio, sono debole, Dio, da solo non sono niente. Da sola io non riuscirò ad arrivare fino alla fine e prendere il premio. Dio sta cercando ragazzi che mentre le loro gambe stanno tremando, loro alzano le mani e lo adorano. Dio sta cercando ragazzi che fanno della sua che fanno del suo essere di Dio la sua potenza nella loro debolezza. E io proprio, Dio, ti chiedo che tu possa parlare veramente al cuore di questi ragazzi, Dio. Papà, perdonaci. Papà, perdonami. Molte volte abbiamo fatto tutto da soli e non arriveremo mai alla meta così, Dio. Dio, facci vedere adesso che cos'è che non va nel nostro cuore, Dio. Facci vedere adesso le motivazioni sbagliate. Perché tutti quanti qui, almeno credo la maggior parte, noi vogliamo perseverare fino alla fine, ma molte volte non sappiamo come. E Dio ti sta dicendo come. Tu devi essere onesta con me. Tu devi essere pura. Tu non devi nasconderti dietro un dito, pensando che tu sei forte. Togliti questo orgoglio. E Dio, nel nome di Gesù, io chiamo concentrazione. Nel nome di Gesù io chiamo concentrazione adesso. Concentrazione in te, non in quello che sto dicendo in te. Papà, ti chiediamo scusa. Papà, noi siamo davanti a te così vulnerabili. Perché noi siamo vulnerabili. Perché noi siamo umani. Ma lavora dentro di noi. Inizia a vedere il tuo cuore dall'alto. Inizia a vedere il tuo cuore da come lo vede Dio. E chiediti: io ho veramente radici profonde? Io ho veramente radici profonde? Dio sta chiamando una generazione che ha radici profonde, che è come il ceppo. Questo albero, anche, guarda, noi veramente possiamo essere perseguitati, possiamo essere presi in giro, possiamo essere picchiati, possiamo essere, guarda, possono farci di tutto, ma se noi abbiamo radici così forti, questo albero ricrescerà e ricrescerà ancora più forte, ricrescerà ancora più bello. Papà, ti chiediamo scusa, grazie Signore, perché tu lavori in noi, tu lavori quando, solo quando ci rendiamo vulnerabili. Adesso io chiamo vulnerabilità nei nostri cuori, io chiamo il tuo Spirito Santo, io proprio scaccio ogni giudizio nel nome di Gesù e chiamo concentrazione. Non sarà oggi che Dio finirà di lavorare in te, ma è un processo, ma inizia adesso. In questi minuti, inizia adesso a vedere il tuo cuore, inizia adesso a vedere quali sono veramente le tue motivazioni. Non è per tutti, è solo per chi vuole perseverare fino alla fine e vuole prendere il premio che Dio ha preparato per lui e vuole dire: ecco, io ce l'ho fatta, non con le mie forze, perché sennò avrei già mollato da subito.
3 minuti sono passati, avrei già mollato subito. Ma io continuo perché la mia forza sei tu, Dio. Dio sta cercando ragazzi così. Dio sta cercando ragazzi trasparenti. E Dio ti chiedo che tu possa parlare ai cuori, Dio, adesso, non solo adesso, anche nelle nostre stanze, che tu possa finire questo processo di cambiamento nel nostro cuore. Io chiamo radici irremovibili in questa stanza, nel nome di Gesù. Grazie, papà, perché ogni parola che tu hai detto tramite Jasmine, tramite Thomas, grazie perché c'è la tua presenza qui. Ed è un onore essere onesti con te. È un onore dire: Dio, io sono un'umana, Dio, io non ce la faccio. È un onore. Grazie Gesù per questo tempo, grazie perché tu hai parlato ai cuori, grazie perché tu continuerai a parlare ai cuori. Grazie Dio. Nel nome di Gesù. Amen.